signore garbato. Ecco, la signora Silvana Pampanini, prima il red carpet, l'ha veramente divorato con falcate mirabolanti, ecco, degne della celeberrima imperatrice de Abiba, imperatrice del Ghana nel 1324 d.C. E beh, leggenda vuole che la giovane imperatrice fosse una grande atleta e pare che le piaceva divertirsi a sgambettare, sì, all'aria aperta, inseguendo le antilopi e gli gnu dalle orecchie lunghe. Beh, ahimè, un brutto giorno il fatto volle che la giovane imperatrice inciampò in una carcassa di asino sbattendo ripetutamente la testa, fracellandosi contro un muro di tufo. Il sangue delle ferite richiamò l'attenzione delle scimmiette e patacine che straziarono il povero corpo della giovane imperatrice facendone poltiglia. Tenendo bene in mente quello che ho detto finora, signora Silvana Pampanini, lei dimostra 2/3 dell'età che ha. È praticamente così evidente dalle poche parti che lascia scoperte del corpo di come consumi cibi sani. No, cozze, guardi, che io posso dire su tutto che sono tale fiume, quale. Grugni di maiale e soprattutto. Avete visto la cacciata fenomenale? Soprattutto dosi massicce di finocchiona rossa che alimenta i tessuti. Perché ne dimostro meno? Perché io sono l'unica che non ha fatto mai un'operazione, mai un'iniezione, mai un tiraggio. E infatti la sua elasticità muscolare è riprova di come frequenti piscine e palestre dando tono e vigore alla figura tutti di insieme. Gli sport. Se lo lasci dire, signora Pampanini, lei ai nostri occhi è una vera regina di stile, di eleganza, soprattutto di sensualità e tanto talento. Grazie. E se lo dice Salvatore Garbato, ci deve credere. Perché ci credo. Anche se dalle apparenze posso sembrare poco credibile, no, è nella mia natura dire delle cose belle alle donne per sedurle, e lei da donna intelligente ha capito cosa voglio farle intuire. E tanto più se queste donne sono belle, brave e simpatiche come lei, signora Pampanini. Grazie. Divina. Grazie. Era Pamparini.